Alla fine le forbici, più che tagliare la spesa, squarciano solo un velo. L'ambizione non c'entra più, ci si accontenta del possibile. Chi non ricorda Cottarelli? Il suo piano prevedeva grandi sforbiciate all'immane spesa pubblica, erano 20 miliardi, poi 15, poi 13, poi 7. Probabilmente saranno non più di 5, con la formula dei tagli lineari di tremontiana memoria. Un 3% che non vale un tetto, ma l'importo del taglio nella spending review dei ministeri. E questa la possibilità, e altro sul tema non c'è. 11 giorni da oggi la legge di stabilità va presentata, varrà più o meno una ventina di miliardi. Si parla di cuscinetti, margini, tesoretti dello spread e colpi di genio vari. Ieri l'ennesimo, quasi impronunciabile, reverse charge, che riguarda l'IVA e la possibilità che si sposti la sua fatturazione a chi ha meno facilità di evaderla, cioè chi compra, inteso come azienda. La verità però è che la manovra, se non in alto mare, è ancora lontana dal porto. 11 giorni da oggi, tempo in fondo ce n'è, e il ministro Padoan sa che proprio non si può sbagliare. I mercati con noi, l'ignata di giovedì a parte, dimostrano comprensione, guardano a Draghi l'italiano come garante e mostrano, tutto sommato, pazienza. Letteralmente. Pazientano infatti fin quando non sarà nota sia la manovra, sia soprattutto la reazione che questa susciterà a Bruxelles, dove ormai è sempre più chiaro ci sia una spaccatura su come uscire dalla crisi. La ribellione francese al rigore fa storia a sé, perché si dice che il loro sforamento del tetto al deficit, che noi invece rispetteremo, è peccato veniale rispetto all'immensità del nostro debito pubblico. Nei fatti, fin qui, di certo si sa che sul bonus da 80 euro si insiste, anche se non ha prodotto alcun beneficio. Insistenza costosa da circa 7 miliardi di euro. Un altro miliardo e mezzo sarà a servizio dei nuovi ammortizzatori sociali, stesso importo, per assumere i precari della scuola. Totale in uscita certa, ovvero spesa, 10 miliardi di euro. Di questi, tra i 4 e i 7 arriveranno dal taglio delle detrazioni fiscali a qualcuno toccherà. Più dai 3 ai 5 miliardi di euro della spending review lineare. Questo significa che solo adesso mancano ancora tra i 3 e i 5 miliardi. In più, considerati gli annunci sullo sblocco dei salari per le forze dell'ordine, i tagli dell'IRE e altre misure sui contratti, ci sono sicuramente altri miliardi da trovare. Nella legge di stabilità ci sarà comunque l'ecobonus del 65% per le ristrutturazioni. Parola del ministro Lupi raccolta alla cerimonia dei 50 anni dell'autosole. E di strada l'Italia molta ne ha fatta, ma l'ultima è davvero in salita.